Facciamo la presentazione di questo librettino, Il certo è incerto, con Colonnello Cagnazzo. Il lotto la ripetiamo col procuratore, col dottor Sudano del Ministero dei Beni Culturali. E ora diamo la parola al relatore, poi dirò qualcosa io, poi apriamo con le domande. Prego, Colonnello. Allora, intanto grazie Rettore per questa grande, enorme possibilità che mi ha dato, perché invece che librettino mi ha dato la possibilità di presentare l'enciclopedia. Voi direte immediatamente, ma questo sta esagerando già nelle prime battute. E purtroppo non è così. Come dicevo al Rettore durante il nostro tragitto in macchina, io sono un collezionista di libri, moderni ma soprattutto antichi, ma porto con me, dovunque io vada, pochissima roba, tra cui pochissimi libri, da me scelti. Scelti perché costituiscono un ausilio, alla comunicazione, al mio relazionarmi con l'esterno. Ed allora trovo interessanti soltanto quei libri che possono essere degli armamenti che mi consentano nel confronto di vincerlo, di vincerlo. E allora il primo quesito che mi sono posto nel momento in cui ho ricevuto il libro del Rettore è questo: può questo libro costituire un ulteriore armamento? E sono partito, quindi la risposta poteva essere certo o incerto, no? Ho detto diamo una prima lettura. Terminata la prima lettura, è accaduto quanto vi faccio vedere. Guardate qua, sfogliando. Vedete delle cose sottolineate? Le vedete? E la seconda lettura non era obbligatoria, ma mi era dovuta perché da una prima lettura ho scoperto elementi che potevano soddisfare questa mia grande curiosità. Questo mio munirmi di armi e munizioni per poter, relazionandomi con l'esterno, confrontarmi nella maniera più opportuna da vincente. Ma successivamente cosa ho fatto? Beh, successivamente, tenuto conto che le cose che a me piacciono vanno impresse nero su bianco, ho preso una penna e un pezzo di carta e ho creato quello che io chiamo per le cose importanti scheletro. Ma perché vi ho fatto questa premessa di quello che ho fatto io? Per sottolinearvi, ma lo potete inferire, lo potete dedurre, che il libro è veramente interessante a partire dal titolo, perché è l'inizio e la fine del nostro lavoro. È l'alfa e l'omega, è il meno infinito e più infinito. Praticamente è la lente attraverso la quale voi potrete affrontare o, per quelli del terzo anno, continuare ad affrontare i vostri studi. Per me, continuare a fare con un armamentario diverso quello che io faccio. Perché è l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, perché praticamente, e vi dico il cuore di questo libro, suddiviso in tre capitoli, ci dice, ci consegna il messaggio, ce lo consegna in tutte le salse, in tutte le versioni, prendendo a prestito anche quello che numerosi autori che menzionerò hanno detto, ci consegna il grande messaggio. Quello che gli inglesi dicono il key takeaway, quello che ci dobbiamo portare a casa alla fine di questo nostro incontro, che la verità non esiste e c'è un ultimo messaggio, proprio nella parte finale del libro, che a me è molto piaciuto, e che dice a un certo punto, nel momento in cui arriveremo, e lo faremo durante questa discussione, al fatto che ci siamo convinti che la verità non esiste, dobbiamo terminare questo nostro percorso
fermarci, un percorso critico, perché sbatteremo di fronte al muro del fatto che la verità è difficile non da raggiungere, è difficile da intravedere, perché come dice il rettore all'interno del libro, la verità è come l'orizzonte, più ci si avvicina, più ci si allontana, ma ci dà comunque una grandissima chiave di lettura. Cioè, se la verità non esiste, vi sto parlando già dell'inizio e della fine del libro, del cuore del libro, per poi andare nei tre capitoli. Se la verità non esiste, no? Ognuno di noi rimarrebbe impaurito, e quindi dove vado? Non mi potrò mai fermare? No, è possibile fermarsi a un certo punto, perché a un certo punto bisognerà, come la fede, ammettere per certo, quindi vero, qualcosa che non vediamo, basandosi sull'autorità di chi lo dice. Ed allora il contesto nel quale praticamente ho inserito la lettura, rilettura, trilettura di questo libro è questo punto di partenza e questo punto di arrivo. E quindi sono chiaramente soddisfatto, perché c'ho una chiave di lettura, c'ho due certezze a cui sono divenuto leggendo. E vi sto consegnando degli strumenti per poterlo leggere. Ora, tre capitoli. Il primo capitolo, le fonti della conoscenza e dell'ignoranza. Un secondo capitolo sulla verità, il cuore, la parte centrale. Un terzo capitolo sull'interpretazione. Quanto tempo ho, rettore? Perché non ci preoccupi, dobbiamo fare 2 ore. Ah, dobbiamo fare 2 ore. Sì. O Mario. Sì. Ed allora, fonti della conoscenza e dell'ignoranza. Intanto il libro parte nel primo capitolo nel dire: ma cos'è la conoscenza? La conoscenza ci dà subito la risposta. È un fattore umano. È un qualcosa di umano. E come tale, caratterizzata la conoscenza, ho caratterizzato questo qualcosa di umano da pregiudizi, da sogni, da speranze e da errori. Memorizzate questa parola, errori associata a conoscenza. E allora a un certo punto si dice nel libro: se la conoscenza è caratterizzata da errori, quali sono le fonti della conoscenza? E qui abbiamo già un altro assioma, cioè un'enunciazione vera di per sé, no? Tutte le fonti portano ad errore. Vi faccio un quesito, ma non voglio la risposta in questo momento, che vi riproporrò successivamente. È vero secondo voi che tutte le fonti portano ad errore? Sì, no. La domanda è binaria, la risposta mi sarà data durante la nostra discussione con un sì, no, ma con un giustificato da voi. Allora, tutte le fonti trascinano chi le usa all'errore. E un altro assioma: non esistono fonti primarie di conoscenza. Nonostante poi nel secondo capitolo, no, è nel secondo capitolo, a un certo punto, questo non esistono fonti prime di conoscenza, verrà discusso dicendo che qualcuno, Platone, Omero, Eraclito, parlavano invece dell'esistenza di fonti prime di conoscenza. L'intelletto, Platone, dato da Dio. Omero aveva detto più o meno la stessa cosa. Eraclito, parlando di Parmenide, diceva che sì, c'è una fonte primaria di conoscenza grazie alla dea, alla divinità Diche. Ma torniamo al nostro ragionamento. Se è vero che la conoscenza è un qualcosa d'umano
E se è vero che la conoscenza è caratterizzata da errori e che tutte le fonti possono portarci all'errore, e allora cosa fare? Bisogna stare fermi? Bisogna irrigidirsi e dire perfetto, non posso andare avanti, perché sicuramente durante il mio cammino inciamperò nell'errore. No. Nel libro, siamo nel primo capitolo, a un certo punto ci viene d'aiuto, d'ausilio, tale Karl Popper, un filosofo, autore di Fonti della conoscenza e Fonti dell'ignoranza, il quale dice no. La cosa fondamentale in questo nostro percorso di avvicinamento alla verità sta nel cercare di scoprire l'errore e sta anche nel cercare di evitare l'errore. Mediazione linguistica, indirizzo, criminologia e intelligence. Ha senso quello che sto dicendo nel nostro percorso di studi? Sicuramente ha tanto senso. Evitare l'errore